Dopo la camera oscura, lo specchio Claude, le lanterne magiche e gli stereoscopi, il XIX secolo ha voluto esprimere, anche attraverso l'illusionismo del panorama, la complessità dei processi della visione che concorreranno alla nascita del cinema. All'inizio del secolo, infatti, i panorami dipinti venivano montati su strutture cilindriche. Gli spettatori si posizionavano al centro e potevano ammirare il panorama in tutta la sua grandezza. Con questa modalità, immergersi nell'opera richiedeva uno sforzo immaginativo considerevole. Per questo, con l'avanzare della tecnologia, emersero nuovi dispositivi che miravano a creare un'esperienza ancora più coinvolgente. Ma fu solo con l'avvento della fotografia e del cinema che l'esperienza panoramica raggiunse un nuovo apice. Oggi, nel XXI secolo, le esperienze artistiche immersive continuano a evolversi con l'uso delle nuove tecnologie. I visori per la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale hanno trasformato il modo in cui le persone interagiscono con il mondo. L'immersione è un'esperienza soggettiva dentro uno spazio costruito dalla presenza e dalla disposizione delle immagini, quello che accade visitando Panorama 19 alla Galleria Nazionale. Benvenuti nella realtà reale.